Il futuro dell'esplorazione spaziale profonda. Prospettive attuali. Cavoli, hai visto le ultime foto del James Webb? Sono pazzesche. Ogni volta che ne esce una nuova, mi chiedo, e ora, cosa altro possiamo scoprire? Vero, il web ci ha proprio aperto gli occhi sull'universo. È una roba che ti fa venire i brividi. Però sai, la bellezza della scienza è che non si ferma mai. Mentre noi restiamo a bocca aperta per il web, gli scienziati sono già lì a pensare ai prossimi giocattoli spaziali. Ah sì, e cosa bolle in pentola? C'è qualcosa di così incredibile come il web in arrivo? Assolutamente. Ci sono due missioni in particolare che mi entusiasmano un sacco, anche se sono diversissime tra loro. Una è il Nancy Grace Roman Space Telescope, e l'altra è l'ISA, il Laser Interferometer Space Antenna. Roman, mai sentito? Cosa farà di speciale? Allora, il Roman è un po' il fotografo di paesaggi del cosmo, se vogliamo fare un paragone. Il web è come un teleobiettivo potentissimo che ingrandisce tantissimo un punto preciso. Il Roman, invece, avrà un campo visivo enorme, tipo 100 volte quello di Hubble. Questo significa che potrà fare delle panoramiche gigantesche del cielo in infrarosso. E a cosa serve una cosa del genere? Serve a svelare i misteri più grandi dell'universo, l'energia oscura e la materia oscura. Praticamente, ciò che non vediamo e che compone la stragrande maggioranza del nostro universo. Roman le studierà in diversi modi, per esempio guardando come la gravità della materia oscura distorce la luce delle galassie lontane. È come se provasse a mappare l'invisibile. Wow, quindi non solo foto, ma anche indagini cosmiche. E gli esopianeti? Ne troverà altri? Certo. Roman sarà anche un vero cacciatore di esopianeti. Userà una tecnica che si chiama microlensing gravitazionale. È bravissimo a scovare pianeti lontani, anche quelli che non girano attorno a una stella. Insomma, il Roman ci darà il quadro generale dell'universo, completando quello che il web vede nei dettagli. Ok. Roman suona incredibile. Elisa, cosa c'entra con le onde gravitazionali? Lisa è una storia completamente diversa e affascinante. Mentre Roman e Webb vedono la luce, Lisa ascolterà l'universo. Sarà il primo osservatorio spaziale di onde gravitazionali, un progetto gigantesco tra l'Europa e la NASA, in lancio verso metà degli anni 30. Onde gravitazionali? Quelle che rileva LIGO qui sulla Terra? Esatto, ma con una differenza chiave. LIGO e altri osservatori terrestri rilevano onde ad alta frequenza, tipo quelle generate da buchi neri stellari che si scontrano. LISA, stando nello spazio, sarà sensibile a onde gravitazionali a bassa frequenza. E queste sono generate da eventi davvero colossali. Tipo? Immagina buchi neri supermassicci che si fondono, magari miliardi di volte la massa del nostro Sole. Oppure i flebili segnali dell'universo primordiale, subito dopo il Big Bang, che potrebbero darci indizi sulle transizioni di fase cosmiche. LISA sarà come un triangolo gigante fatto di tre navicelle spaziali,
distanti milioni di chilometri l'una dall'altra, che si parlano con dei laser. Quando un'onda gravitazionale passerà, distorcerà leggermente lo spazio-tempo tra di loro, e i laser rileveranno questo infinitesimo cambiamento. È come avere un microfono cosmico che registra le increspature dello spazio-tempo. Quindi, il web ci mostra cose mai viste, Roman ci aiuta a capire il buio e Lisa ci fa sentire i mostri cosmici. Ma non finisce qui, vero? Mai, queste sono solo due delle missioni più prossime. Ci sono già idee per telescopi a raggi X come Atena, che studierà l'universo più caldo e violento. E poi progetti ancora più ambiziosi come l'Habitable Worlds Observatory, che potrebbe addirittura fotografare direttamente pianeti simili alla Terra e cercare segni di vita nelle loro atmosfere. L'era d'oro dell'astrofisica che il web ha inaugurato è appena all'inizio. I prossimi decenni promettono di essere incredibilmente ricchi di scoperte, portandoci sempre più vicini a svelare i segreti più profondi dell'universo. Non vediamo l'ora, vero? Assolutamente, mi hai fatto venire voglia di saperne di più. È incredibile pensare a quanto ancora c'è da scoprire là fuori. Tecnologie emergenti. Sai, a volte mi chiedo come faremo ad andare davvero lontano nello spazio. Tipo, oltre il nostro sistema solare. Le tecnologie di oggi sembrano lentissime per viaggi interstellari. Hai ragione, con i motori a razzo chimici ci vorrebbero millenni. Ma la buona notizia è che la ricerca non si ferma mai. Ci sono un sacco di tecnologie emergenti davvero affascinanti che potrebbero cambiare tutto. Ah, dimmi, sono curioso. Beh, una delle più promettenti è la propulsione a fusione. Sai, quella roba delle stelle che fondono idrogeno per creare energia? Se riuscissimo a controllarla qui sulla Terra per un motore spaziale, avremmo una fonte di energia incredibilmente potente ed efficiente. Quindi, come un piccolo sole portatile per spingerci nello spazio? Sembra fantascienza. In effetti, per ora è ancora più che altro scienza in sviluppo, ma la ricerca è attiva. Ci sono diversi approcci, come il confinamento magnetico o inerziale. L'idea è creare plasma super caldo e usarne l'espulsione per generare spinta. Se ci riuscissimo, potremmo accorciare i tempi di viaggio in modo drastico. Un viaggio su Marte, per dire, che ora dura mesi, potrebbe ridursi a settimane. Wow, settimane per Marte. E ci sono altre idee? Certo, ci sono le vele solari avanzate. Non sono come le vele delle navi, ma immense superfici sottilissime che vengono spinte dalla pressione dei fotoni, cioè le particelle di luce che arrivano dal Sole. Non usano carburante, solo la luce. È una spinta piccola ma costante, che nel tempo permette di raggiungere velocità incredibili. Capisco. Un po' come un soffio costante che ti accelera sempre di più. Esatto, e ora stiamo parlando di vele avanzate perché si studiano materiali ancora più leggeri e riflettenti, o l'uso di laser giganti da terra per sparare luce sulla vela e dare una spinta extra.
È una tecnologia molto elegante e pulita. E i motori a curvatura? Quelli che si vedono in Star Trek, che deformano lo spazio-tempo per viaggiare più veloci della luce. Quella è pura fantascienza, vero? Allora, qui entriamo nel campo della fantascienza, ma con qualche radice scientifica un po' più speculativa. Il concetto di motore a curvatura, o warp drive come lo chiamano, si basa sull'idea di deformare lo spazio-tempo intorno alla nave. In pratica, la nave non si muoverebbe nello spazio, ma sarebbe lo spazio stesso a curvarsi per farla avanzare. È come se lo spazio davanti si contraesse e quello dietro si espandesse. E questo ci farebbe andare più veloci della luce? L'idea è che, se lo spazio stesso si deforma, la nave non violerebbe la velocità limite della luce localmente, cioè all'interno della sua bolla di spazio curvo. È un concetto affascinante, basato sulle equazioni di Einstein, ma le sfide tecnologiche e fisiche sono immense. Richiede una quantità di energia enorme, forse negativa, che non sappiamo nemmeno cosa sia. E non abbiamo idea di come crearla o controllarla. Quindi, sì, per ora rimane saldamente nel regno della fantascienza, ma è un'idea che stimola tantissimo la ricerca teorica. Incredibile. Quindi, per ora niente viaggi a curvatura, ma propulsione a fusione e vele solari sembrano più concrete. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro. La ricerca di intelligenza extraterrestre. L'altro giorno pensavo, con tutte le scoperte di esopianeti che si fanno, quante possibilità ci sono che siamo davvero soli nell'universo? Bella domanda, è affascinante pensarci. E proprio su questo fronte, la ricerca di intelligenza extraterrestre, quella che chiamiamo SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, sta vivendo una specie di rinascita, un vero e proprio SETI 2.0. SETI 2.0? Cioè, non stiamo più solo ascoltando con quelle grandi antenne radio come nei vecchi film? Esatto. Ascoltare le onde radio rimane un approccio fondamentale, perché sono un ottimo modo per comunicare su distanze cosmiche. Ma ora abbiamo nuovi approcci e strumenti molto più sofisticati. Non è più solo accendere la radio e aspettare. E cosa facciamo di diverso, allora? Innanzitutto, abbiamo una quantità di dati enormemente più grande. Con l'aumento della potenza di calcolo, possiamo analizzare flussi di dati che prima erano impensabili. Non solo radio, ma anche segnali ottici, cioè lampi di luce laser. Una civiltà avanzata potrebbe voler inviare un segnale laser ultra potente e focalizzato verso di noi. Quindi cerchiamo anche fari cosmici? Proprio così, e non ci limitiamo a puntare e ascoltare. Stiamo sviluppando algoritmi di intelligenza artificiale che possono setacciare questi dati per trovare pattern che un occhio umano o un algoritmo più semplice non noterebbero. Possono cercare segnali non solo intenzionali, ma anche perdite di civiltà, come le nostre trasmissioni TV o radio che viaggiano nello spazio. Quindi potremmo origliare una serie TV aliena? Scherzo. Ma è vero che si parla anche di cercare tecnofirme? Sì,
Le tecnofirme sono un'altra frontiera del SETI 2.0. Invece di cercare direttamente un messaggio, cerchiamo segni tecnologici indiretti. Immagina una megastruttura aliena attorno a una stella, come una sfera di Dyson che raccoglie energia. Quella altererebbe la luce della stella in un modo riconoscibile. Tipo un'eclissi anomala o un cambiamento nella luce che non è naturale. Esatto. Oppure, se ci fossero atmosfere di esopianeti con inquinanti industriali alieni, quello sarebbe un segnale che c'è stata o c'è una civiltà. È un cambio di paradigma. Non solo cerchiamo chi vuole farsi trovare, ma anche chi potrebbe aver lasciato una traccia della sua esistenza, anche involontariamente. Affascinante. Quindi, con questi nuovi telescopi come il James Webb che ci danno dettagli sugli esopianeti, possiamo davvero iniziare a cercare segni di civiltà, non solo pianeti. Non vedo l'ora di sapere se troveremo qualcosa. Speriamo, la ricerca è complessa, ma con questi nuovi strumenti e approcci, le possibilità aumentano sempre di più. È un'epoca emozionante per il SETI.